con l'arrivo della prestagione 2017 sono già ricadute le prime attenzioni su tutti gli assassini. Infatti in ogni partita possiamo provare 300 assassini. Io invece voglio fare un po' l'alternativo e sto cercando di studiare un po' i cambiamenti della giungla. Ma piuttosto che giocare un assassin in giungla come gli svariati Rengar e Kha'Zix che abbiamo incontrato e ci hanno letteralmente stuprato negli ultimi giorni, ho deciso invece di guardare un pochino alcuni tank che mi piacevano. Negli ultimi giorni ho provato Maokai, ho provato Alistar, ho provato Nautilus e quest'oggi infatti il video parlerà di Nautilus. Sarà un video molto breve, quindi punterò a darvi alcune indicazioni su come l'ho giocato, rune, maestrie, item d'azione e boom, poi ognuno lo prova e fate un po' quello che volete. Ovviamente vi invito a lasciarmi qui sotto in descrizione il vostro parere se vi è piaciuto come pick, ma adesso bando alle ciance e vi lascio il video. Buona visione! Parlando delle rune, mi sono trovato particolarmente bene con questo setup. Questa pagina mi permette di avere abbastanza attack speed per pulire i campi e non essere dipendente dal blu, delle quintessence per muovermi rapidamente all'interno della mappa, gialli e blu sono standard, armor e magic resist. Se adesso andiamo a parlare delle maestrie, il setup che ho provato è stato lo 0-12-18 in questo modo. Con questa pagina ho tutto quello che mi serve, oltre alla nuova Keystone che mi permette di andare a ottenere uno scudo ogni qualvolta io vado ad applicare un hard crowd control, la lista ve la lascio qui in sovraimpressione così potete imparare quali sono gli RCC. In generale questa pagina mi dà tutto ciò che mi serve ed è veramente forte su Nautilus, mi sono trovato da dio. Per quanto riguarda invece la giungla, la partenza è stata abbastanza standard. Si parte da blu, adesso che i mostri di giungla sono stati cambiati, come partenza si parte o da blu o da rosso, molto lineare. Siamo tornati un po' a come funzionava in Season 2, anche se la giungla è più simile alla Season 3. Dopo aver fatto il blu, mi dirigo ai lupi. In realtà ho sbagliato, potevo tranquillamente farmi il gromp, però poi prendetelo così, buona, va bene uguale, buona la prima. Successivamente andiamo al rosso, a quel punto mi sarà possibile gankare. E da lì che cerco di sfruttare le prime modifiche all'interno della giungla, ovvero utilizzo subito la piantina per saltare la pit del Baron e andarmi a dirigere nella giungla nemica per vedere un po' la situazione. Utilizzo poi successivamente un auto attack sull'altra piantina che mi fornirà visione e mi permetterà di capire se posso fare qualcosa. Poi vabbè, lasciamo stare, qui ho tipo provato a far esplodere la blast con nemica e abbiamo fatto doppia perché boh. Che bella la nuova season! Torniamo un attimino a parlare di Nautilus. Come oggetti partite sempre dall'oggetto che vi fornisce HP all'interno della giungla. Fatevi il tizzone di Bami quando avete bisogno di pulire rapidamente i campi. Ricordatevi di aumentare la W e la E per pulire la giungla rapidamente. Io a volte ho dato 2 punti per esempio alla E, ma successivamente ho maxato solo la W perché preferivo avere uno scudo e il dot comunque non è mai male sulla W di Nautilus. Fatto questo, ricordatevi di mettere pressione alla top, alla mid e alla bot basandovi su quella che è la situazione attuale. Non è che con un jungler dovete sistematicamente gankare solo una linea. Altra cosa, piccolo consiglio, con Nautilus utilizzate la Q se potete il più tardi possibile. Cioè cercate prima di avvicinarvi, visto che avete le muspid sulle quintessenze, e cercate di avvicinarvi colpendo di auto attack, mandarlo in snare e poi andare di Q. Io ovviamente in molte azioni all'interno della partita l'ho veramente spammata la Q e soprattutto non ho mai applicato il consiglio che vi ho dato, ma perché in quella situazione non mi serviva. Normalmente comunque cercate di ricordare che è sempre meglio evitare di sprecare il look fin tanto che l'avversario non ha sprecato la mossa per riposizionarsi, quindi se l'avversario ha una mossa per scappare attendete che la utilizzi e poi in quella direzione lanciate lo skill shot. La build è stata molto lineare, infatti ho optato per degli oggetti che mi fornissero statistiche difensive ma anche HP. Gli oggetti ve li lascio qui in sovraimpressione, ricordatevi che come sempre sono oggetti situazionali e in questo caso li ho acquistati perché il team nemico mi consentiva di acquistarli in questo modo, soprattutto adesso che giocano un sacco di assassini AD, optate per gli oggetti che vi danno statistiche difensive, tipo la corazza dell'uomo morto oppure il Randwin Summon, l'orgoglio di Randwin. Optate per questi oggetti perché sono estremamente forti.
Quindi, questa breve guida di Nautilus Jungle per la Precision 17 finisce qui. È stato un esperimento per vedere un attimino se il format vi può piacere così riassunto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se avete provato questo Champion, se vi è piaciuto e soprattutto quali altri pick avete provato in giungla questi giorni. Commentatemi proponendomi qualche pick matto, perché tanto sicuramente nei prossimi giorni ne vedremo degli altri. Se il video vi è piaciuto ovviamente lasciatemi un bel like, condividete e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, hoppala!